sorelle. Il mio augurio vi raggiunge durante la novena del Natale, perché possiamo insieme situarci nel clima di attesa e di accoglienza di Gesù, il Dio con noi. Egli ci viene incontro, piccolo e inerme, perché noi possiamo accoglierlo, amarlo e apprendere da Lui fin dove arriva l'amore. Natale è la festa della luce. Auguro che la luce della verità illumini anche gli angoli più nascosti della nostra vita, donando senso e coerenza evangelica alle scelte di ogni giorno. La luce della fede rischiari le nostre giornate, aprendole alle sorprese di Dio, alla sua novità, alla più grande novità che è Gesù, venuto tra noi a condividere gioie e dolori, fatiche e speranza. Auguro che ognuna di noi e ogni comunità in questo tempo di Natale rinnovi nel cuore l'impegno di essere luce in mezzo alle giovani e ai giovani per indicare il cammino verso Gesù. Celebriamo la festa dell'amore, della bontà, non in senso poetico ma reale. Dio che viene tra noi ci fa sentire amati e benedetti dal Padre. Rinnova le sorgenti stesse del nostro amore. La luce è anche calore. Il calore della prossimità, della vicinanza, del perdono. È bello pensare che ogni volta che facciamo un atto di amore, si accende nel mondo una luce. Chissà quanti luci possiamo accendere insieme, come gruppi della famiglia salesiana, con i nostri giovani, con tutte le comunità educanti, con le persone che incontriamo sul nostro cammino. Tante radiazioni luminose possono costituire un fascio di luce che attraversa e perfora la terra di verità, di gioia, di amore. Il Signore Gesù, amandoci, ci dona la pace. Pace agli uomini che Dio ama, cantano gli angeli sulla grotta di Betlemme. La pace è frutto dell'amore. Noi possiamo dare un contributo alla pace, cominciando ad amare, ma anzitutto sentendoci amati. Pace a coloro che Dio ama. E Dio ama tutti i suoi figli creati a sua immagine. Auguro di sentire e di fare sentire a tutti l'abbraccio di Dio, che si china su di noi, discende tra noi, si fa uno di noi. Oltre ogni nostra divisione e differenza, oltre le offese, al di là delle ferite che potremo reciprocamente provocarci. Più grande di tutto è l'amore, perché l'amore comprende tutto. Dove carità e amore, lì c'è Dio. Invito a rendere le nostre comunità case, dove Dio può porre la sua tenda e abitare, per donarci la pienezza dei doni messianici. Pace, gioia, speranza, amore. Maria avvolse in fasce Gesù e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Anche oggi Maria e Giuseppe bussano alla nostra porta, chiedendo di fare posto a Gesù. Noi lo attendiamo, ma a volte non sappiamo riconoscerlo nei segni poveri, ordinari che incontriamo sul nostro cammino. Occupiamo talmente lo spazio del nostro io, del nostro pensiero, dei nostri bisogni, che non ci accorgiamo degli altri, dei poveri, di Dio stesso che sta alla porta e bussa. L'ospitalità è un segno eloquente che possiamo porre in questo tempo di Natale, come atteggiamento del cuore che permette di aprirci
ad accogliere le povertà del mondo, di guardare le povertà che sono accanto alla nostra porta, tra i nostri giovani, forse nella nostra stessa comunità. Sarebbe bello se il giorno di Natale potessimo ospitare nella nostra casa qualche persona povera del luogo dove siamo presenti. In questo tempo molte calamità si sono abbattute nel sud-est dell'Asia in particolare, nelle Filippine, nelle isole Samoa e in altre zone del mondo. Vorrei ringraziarvi della solidarietà che avete espresso in varie forme, tutte utili per ospitare nel cuore e nella vita queste situazioni drammatiche. Spesso sono i poveri che aiutano i più poveri, mettendo in atto una vera gara di attenzione, di affetto, di fraternità universale. I segni, piccoli o grandi, non importa, inviati al centro, ci hanno permesso di renderci presenti presso questa e altre realtà che invocano la nostra accoglienza, il nostro aiuto. Il Sinodo per l'Africa è stato un grande appello a non dimenticare il continente della speranza, spesso impoverite da forze esterne al continente stesso. Un continente non solo ricco di materie prime, ma di genuina umanità, quando può esprimere al meglio le sue risorse e si lascia raggiungere dall'annuncio del Vangelo. Lo accogliamo come appello a dedicarci con maggior convinzione alla nostra missione, nella convinzione che l'educazione integrale delle giovani e dei giovani è un passo fondamentale per contribuire allo sviluppo dei popoli. Maria di Nazaret ci aiuti a coltivare lo sguardo attento e benevolo, a portare la speranza, l'amore, la gioia stessa di Dio a chiunque avviciniamo. Con questi sentimenti rinnovo gli auguri di Buon Natale e Buon Anno ad ogni figlia di Maria Ausiliatrice, ai nostri fratelli salesiani, a tutti i gruppi della famiglia salesiana, alle giovani e ai giovani, mentre ringrazio dei numerosi messaggi augurali che stanno pervenendo in questi giorni. Su tutti invoco la benedizione del Dio con noi.